Pier Giorgio Di Freddi, cari amici, Pier Giorgio Di Freddi, una bellissima relazione, vedete? O Di Freddi al Festival delle Eresie, due punti, eresie di ieri e di oggi. Bene, sentiamo. Beh, qua accanto a Di Freddi c'è questo mio romanzo storico e poi vi spiego il perché. Il mio romanzo storico sta nella collana I codici segreti della storia. La Lama e la Rosa, Serafino Massoni, edizioni Hachette. Ne sono state vendute 50.000 copie, eh. Io ho avuto 15.000 euro e qualcosa in più di diritti d'autore. Beh, ed ora sentiamo Pier Giorgio Di Freddi, sentiamo. Sentiamo Pier Giorgio Di Freddi. Lo sa che Gesù, dopo la morte, risorge, no? Sta ancora 40 giorni, credo, 50 giorni, no? Con i suoi discepoli, con le pie donne, con la mamma, no? Perché, e poi decide di salire al cielo, no? L'ascensione al cielo. E gli Atti degli Apostoli raccontano questo episodio, dicono che Gesù va in un certo posto, se voi volete potete andare a Gerusalemme, no? E vedete anche la rampa di lancio, no? Perché c'è proprio una pietra con le impronte, no? Da cui, no? Si è preso tra l'altro Gerusalemme è un luogo che evidentemente queste cose se le tirano, diciamo così, un luogo particolarmente favorevole, perché poi dopo Gesù partirà la Madonna, dopo qualche anno, no? Anche sempre lui, prima era già partito. Elia, no? Col suo carro, sempre così, e dopo partirà Maometto, però partendo leggermente più in su, no? Dalla spianata dei templi, e anche lì c'è la rampa di lancio, no? Perché ovviamente, no? Quelle cose servono come andare a Cape Canaveral, no? A Capo Kennedy, no? Tutti uno in seguito all'altro. No? E infatti io una volta ho proposto un esperimento scientifico, no? Perché non è passato troppo tempo da queste cose, no? Maometto è soltanto 1400 anni circa, no? Gesù e la Madonna sono circa 2000 anni, Elia, boh, chi lo mettiamo 2500, no? Quindi anche se vanno velocissimi, no, alla velocità della luce, no? Non possono aver fatto più di 2000 anni luce, no? Però 2000 anni luce siamo dentro la galassia, no? Quindi se uno a Gerusalemme non facesse un'osservazione astronomica, no? In teoria dovrebbe vederli tutti questi puntini, no? Uno dietro a quello Elia, no? Quello Gesù, quello la Madonna, quello Galileo, no? Tutti dietro uno che si inseguono senza potersi mai raggiungere. Avete sentito gli applausi? Avete sentito che bella relazione? Qua mi fermo. Ed ora passiamo a Serafino Massoni. Perché Pier Giorgio Di Freddi parla di tante eresie, tante eresie, di tante eresie. Però non parla, ovviamente, non parla della più grande eresia, la eresia di tutte le eresie. Della eresia di tutte le eresie, e ne parla Serafino Massoni in questo romanzo storico intitolato La Lama e la Rosa. Vedete? Hachette, Hachette, codici segreti della storia. Ma quale fu l'eresia di tutte le eresie? Fu l'eresia cataro-albigese, 1100-1200 d.C., 1100-1200 d.C. L'eresia cataro-albigese diceva che la cosa migliore da farsi è quella di smettere di perpetuarsi. Il primo ordine divino è stato crescete e moltiplicatevi, solo che per i catari-albigesi quell'ordine che noi riteniamo divino fu un ordine diramato da un demonio, perché sarebbe il demonio il re di questo pianeta. E allora i catari albigesi dicevano che per sottrarsi al dominio del re di questo mondo si deve smettere di perpetuarsi. Avevano inventato tante modalità per non fare i bambini, per non fare i bambini, per cui la Chiesa di Roma, in quel tempo impegnata nelle crociate contro gli islamici in Terra Santa, la Chiesa di Roma disse: ora basta andare a combattere contro gli islamici, dobbiamo sterminare l'eresia cataro-albigese,
perché i catari albigesi sono peggio degli islamici, per cui ci fu la crociata contro gli albigesi e qua si parla della crociata contro gli albigesi 1200, 1210, 1212, quando venne devastata la Provenza, perché l'eresia catara albigese era proprio in Provenza, la bella Provenza, fu devastata la Provenza. Bene, bene, qua mi fermo. Ho messo insieme Pier Giorgio Di Freddi e Serafino Massoni, perché in entrambi i casi si parla di eresie. Molto bene, cari amici, molto bene, cari amici. Per cui a tutti, a Pier Giorgio Di Freddi, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.